canottaggio è un po' come la vita. Per andare avanti bisogna guardare indietro. In qualunque direzione tu vada, il vento ti soffia sempre contro. Chiunque con la sola forza di volontà potrebbe attraversare un oceano a remi. L'importante è devi sempre partire forte e arrivare forte. Il canottaggio è uno sport che, a discapito di quanto si creda, conta molto la testa. Tant'è vero che spesso si dice che il vero atleta si vede da qui in su. L'atleta che ha la forza ma non ha la testa andrà avanti, ma l'atleta che ha la testa e anche la forza vincerà tutto. Migliora superando ogni giorno i propri limiti o cercando ogni giorno di superare i propri limiti. Magari un gesto tecnico lo migliori nel corso di anni. Nessuno inizia con avendo una capacità di resistenza alta, nessuno. Cioè non esiste, te la costruisci piano piano. Anche quando stai soffrendo tanto, non smettere mai di tirare, di andare in protezione. Sempre svegli mentalmente. Credo che la tattica di gara migliore sia quella di partire e divertirsi. Quando sei in gara, vedere quando l'avversario ti attacca e tu rispondi al suo attacco. È questo il bello. Io parto forte, voglio stare davanti, qua non passa nessuno, continuo a martellare forte e fino a quando non sento la trombetta all'arrivo io non smetto di dare il massimo. La partenza è fondamentale, deve essere proprio fatta proprio forte. Perché se ti trovi già dietro in partenza è molto difficile recuperare. Il traguardo in realtà non lo senti, vedi le boe, ti danno il punto di riferimento a cui devi aggrapparti e dire sono in questo punto della gara, devo fare queste cose. La vogata perfetta è quando senti la barca che è come se volasse sull'acqua. Bisogna mantenere un ritmo, una ciclicità nella voga. La barca è come se fosse una persona, bisogna trattarla bene. Il ruolo del timoniere penso sia un ruolo importantissimo, anzi fondamentale. Conoscendo i timonieri, guardandoli, ti devono spronare ogni colpo a tirarlo sempre di più, poi chiamano gli allunghi. Nel momento in cui inizi a sentire la fatica nelle gambe, lui è lì che ti incita e ti dice di andare avanti. Il canottiere sente anche l'acqua, quando mette la palla nell'acqua, lui la sente com'è. Andando all'allenamento tutti i giorni, 3 volte al giorno, diventa il tuo elemento l'acqua. Quando mi trovo in barca sul lago provo un senso di libertà. Uno sport non ti dà mai delle sicurezze perché la gara si decide all'arrivo, nulla è scritto.